e scontro globale in Europa fra i tassisti e Uber, la startup californiana accusata di concorrenza sleale perché fornisce un servizio di noleggio auto con conducente prenotabile via telefonino. Qui siamo a Parigi, all'aeroporto di Orly, dove i tassisti hanno inscenato un'operazione di protesta come è avvenuto da Berlino a Napoli, da Milano a Londra. Sono autisti privati, non pagano tasse, lavorano 24 ore al giorno, è una truffa legalizzata, dice un tassista. Per tutta reazione, Uber ha risposto alla mobilitazione abbassando le tariffe di tutte le corse del 20%, rinunciando così alla propria commissione dalle 8 alle 22 di oggi, orario del blocco delle auto bianche.